Siamo qui oggi per manifestare contro l'abuso e contro la violenza. C'era un asilo occupato fino a un mese fa dagli anarchici, meritoriamente la polizia l'ha fatto sgomberare. Questi stessi anarchici sono venuti in questi giorni ad occupare una scuola, la Salvo d'Acquisto, proprio in Barriera di Milano. Noi diciamo che Appendino, ma anche Questore Prefetto, devono attivarsi per far sì che non solo il centro storico della città, ma anche le periferie come Barriera di Milano, tornino a vivere una vita normale. Non è possibile che in periferia ogni luogo dell'agire pubblico, come può essere una scuola, venga occupato, venga travolto dalla violenza. Noi diciamo che bisogna tornare alla legalità. Io sono personalmente d'accordo a che ognuno possa manifestare come vuole il suo pensiero politico, le sue azioni, le sue impressioni. Siamo d'accordo a pensare che ci debba essere piena libertà d'azione per i centri sociali, per gli uomini e le donne della sinistra, per gli anarco-insurrezionalisti, purché rispettino la legge, purché non allaccino abusivamente le loro utenze, purché ci sia la volontà di non occupare scuole che devono servire ai ragazzi e non a loro. Si chiede un comodato al comune, intervenga l'Appendino, lei le accudisce spesso e non fa niente per fermare questo processo. Ciononostante, proprio ieri ha ricevuto un pacco bomba dagli anarco-insurrezionalisti, per cui a coccolare troppo questa gente si ricevono anche regali sgraditi. Ricominciamo a vedere Torino come una città in cui la bellezza trionfi e non la violenza. Hanno chiuso, come vedete, questa scuola qua, è stata occupata, la Salvo d'Acquisto. Noi in questa barriera stiamo ricevendo di tutto e di più. Dicevo, prima c'è la caserma dei profughi, la scuola occupata, lì di là abbiamo sempre il mercato di Pesaforone dove scippe e rapine sono le del giorno. Ecco, cosa vogliamo noi in barriera? Vorremmo una tolleranza zero, che chi delinque vada a finire veramente in galera. Purtroppo oggi noi siamo insicuri. Quello che ci serve era che questa scuola, che era un fiore all'occhiello, una scuola bellissima, una scuola che nel 2001 fu una delle migliori, come fosse Oxford. Cosa è stato successo? Inagibile, chiusa, ma naturalmente però è chiusa, inagibile, ma la sera adesso che è occupata l'energia elettrica sembra a mille. Sono una discoteca a cielo aperto. Io altre parole non so che dire. Cerchiamo di farcela. Tolleranza zero verso chi delinque.